Ora vi ho detto, adesso ve lo faccio vedere un po' più rapidamente, vi faccio vedere che è vero, cioè ci sono state donne in tutte le fasi della storia dell'arte, addirittura nell'arte greca, dove avete mai pensato che ci potessero essere delle donne nell'arte greca? Ce ne sono citate, in particolare da Plinio, tre, Aristarete, Timarete e Irene. Citate, non se ne conoscono le opere, cioè si conoscono soltanto i nomi delle opere, però come vedete in questa anfora è rappresentata una donna che sta dipingendo sull'anfora, quindi anche dell'arte greca, per capirci. E nel Medioevo, incredibile, nel Medioevo, anzi probabilmente ci sono più donne artiste nel Medioevo che non nel Rinascimento, adesso vi spiego perché. Perché, anzi, in parte ve l'ho già detto, nel senso che il problema delle donne è l'accesso alle scuole, ma nel Medioevo le donne di buona famiglia che non avevano comunque, che non si sposavano, venivano mandate nei conventi e nei conventi avevano accesso allo studio. E quindi esattamente lì molti dei miniatori che siamo abituati a pensare normalmente che siano uomini in realtà erano donne, chiuse il convento, che producevano opere, ce ne sono tante, e addirittura ho scelto questa, che è Clarice Salter, perché è dal nome suo, per quanto doveva essere famosa all'epoca, che viene la parola salterio, che sono i libri di preghiere illustrati del Medioevo. Questo non lo sapevo nemmeno io, l'ho scoperto da pochissimo. Da dove viene la parola salterio? Da una donna che era una delle miniatrici. Ma ce ne sono altre, più appunto che nel Rinascimento, comunque ci sono anche nel perché più che nel Rinascimento, perché da un certo punto in poi, più o meno da Giotto in poi, no? Da Arnolfo di Cambio in poi, per chi conosce un po' di più la storia dell'arte, comunque diciamo da Giotto in poi si conoscono i nomi degli artisti, perché prima non si conoscono, perché l'artista è considerato come oggi noi potremmo considerare un artigiano, ok? Quando inizia invece a diventare l'artista una professionista, a quel punto le donne sono immediatamente tagliate fuori. Nel Rinascimento, infatti, gli uomini, cioè, conoscete una donna pittrice o scultrice nel Rinascimento? No, ce ne sono. Una è Properzia di Rossi, a Bologna. Bologna fu, lo vedrete adesso, straordinario da questo punto di vista, quasi tutte le donne più importanti artiste erano da Bologna, evidentemente era un po' più aperta, si attribuisce a lei questa formella a San Petronio, quindi nella cattedrale della città, quindi uno dei posti più importanti, anche è conosciuta Sofonisba Anguissola, cioè conosciuta, no, citata nei libri di nicchia appunto, perché altrimenti non credo che abbiate mai sentito parlare. Nel 600, quindi molto poche nel 500, un po' di più nel 600, ma sono tutte donne, Lavinia Fontana è una di queste, questa è una Giuditta con Oloferne, adesso arriviamo anche ad Artemisia Gentileschia. Donne che sono tutte necessariamente figlie d'arte, perché era l'unico modo per accedere alla formazione, perché accedevano alla formazione in famiglia, altrimenti non avrebbero mai potuto entrare in una corporazione come era quella dei pittori, perché non avevano accesso alle scuole. E tra l'altro sono queste pittrici quelle che firmano più di tutti gli altri le loro opere. Perché? Perché la Lavinia Fontana è quella che probabilmente le firma più di ogni altro, perché hanno timore che vengano attribuite ad altri maschi, ovviamente. Quella che io preferisco è lei, Elisabetta Sirani, figlia d'arte, anche lei, di uno dei pittori che lavorava nella bottega di Guido Reni, famosissima a Bologna, anche lei si dice che doveva dipingere con lo studio aperto, con la porta dello studio aperto, per dimostrare, se qualcuno voleva entrare, che era lei a dipingere, non il padre, che era molto meno abile di lei, peraltro. Lei fu molto famosa, girò per varie corti europee, quindi all'epoca lei era una donna, una pittrice importante,
cancellata poi dai libri di storia dell'arte. Tra l'altro la maggior parte dei soggetti che lei sceglie come questo sono dei soggetti di donne molto forti, questa è Timoclea che dopo essere stata stuprata da un generale dell'esercito di Alessandro Magno, come vedete molto orgogliosamente lo prende e getta nel pozzo. Ma sono la maggior parte dei dipinti, dei soggetti storico-mitologici, già questo era una cosa incredibile per le donne che altrimenti, come vi dicevo, dovevano per lo più dipingere fiori, per capirci, o al massimo ritratti. Di questa donna straordinaria per la cronaca c'è sul pianeta Venere un cratere che ha il suo nome. I crateri di Venere portano tutti i nomi di donne importanti di tutti gli ambiti, la scienza, la letteratura, eccetera. Ce n'è uno che è dedicato ad Elisabetta Sirani. C'è il cratere Sirani? C'è un cratere di Elisabetta Sirani, esatto. Ah, e Artemisia Gentileschi. Su cui magari dico di meno in realtà, perché è quella che forse conosciamo di più, e ho deciso di non mettere il quadro che tutti quanti conoscono, cioè la Giuditta che taglia ferocemente la testa di Oloferne, perché tutti lo conoscono, ma anche perché forse Artemisia Gentileschi è più conosciuta per la sua vicenda, che è una vicenda che ne fece, la vicenda dello stupro, che ne fece negli anni 70 una icona femminista, ma invece molto di meno per la sua opera, che invece è molto interessante e tra l'altro molto libera. Questa è una Susanna e i Vecchioni, la storia biblica della Susanna che viene colta mentre si sta facendo il bagno da questi due, dai due vecchioni, dai due vecchi, e viene condannata lei perché era stata vista nuda da loro. In realtà loro la stanno molestando, e in questo quadro più che in qualsiasi altro, credetemi, è un soggetto molto frequente in tutta la storia dell'arte, ma qui vedi proprio intanto questa donna così voluttuosa senza volerlo, come probabilmente era Artemisia Gentileschi, molto bella, molto libera, e quindi in qualche modo che attrae lo sguardo, e lei non sa come scapparne. Voi mi direte, beh, ma questa è una rappresentazione sicuramente di quello che lei ha vissuto con lo stupro, e invece no, perché è precedente questo quadro, è quasi forse una premonizione, ma forse perché appunto lei era una donna molto bella che attirava lo sguardo perché era libera, perché non era normale che nel 600 una donna dipingesse, quindi se dipingeva ci stava anche, per capirci, adesso ve la dico in. E quindi probabilmente è lei che si sente lo sguardo addosso. Il processo per stupro, tra l'altro, avvenne un anno dopo il fatto in sé. Lei subì violenza da un tale Agostino Tassi, che tra l'altro ebbe a che vedere anche con Caravaggio. Tenete conto che la Roma di quel periodo, la Roma del 600, era cioè una. Il mondo dell'arte era esattamente quello di Caravaggio, cioè dei bassi fondi, per capirci. E perché erano tantissimi gli artisti a Roma nel 600 che lavoravano quasi tutti per la corte, per l'indotto della corte del Papa, e lui era Agostino Tassi, un pittore che frequentava la casa perché era un lavorava con il padre di Orazio Gentileschi, e frequentando la casa appunto usò violenza contro Artemisia Gentileschi, e poi iniziò una relazione della quale lui però non volle sposarla, diciamo, non volle, come dire, probabilmente se dopo lo stupro avesse accettato di sposarla non ci sarebbe stato un processo. Il processo decide di farlo il padre un anno dopo, il padre di Artemisia, un anno dopo, e tra l'altro probabilmente dopo una lite sull'attribuzione di un quadro con Agostino Tassi. Lo dico perché in realtà il processo è forse il momento più violento della storia, forse ancora di più dello stupro in sé, nel senso che il processo è la pubblica gogna per Artemisia Gentileschi, esattamente come succede adesso, cioè si indaga su di lei e sul fatto che fosse una donna pittrice, bella, libera, era di per sé una colpa.
con tanto di anche di visite mediche pubbliche. Quindi è il processo il momento in cui Artemisia è costretta più al... E tra l'altro Agostino Tassi viene poi condannato a un anno di galera. Quando esce, il padre torna a frequentarlo come se niente fosse, però a quel punto poi Artemisia se ne va perché diventa una pittrice affermata, va alla corte di Firenze e poi altrove. Vi faccio vedere un quadro che si conosce poco, perché conoscono tutti appunto la Giuditta Oloferne. Questo è il momento immediatamente successivo, cioè Giuditta e la Fantesca hanno tagliato la testa di Oloferne e stanno, c'è una complicità, una sorellanza molto bella tra queste due donne che cercano a questo punto di, hanno appena ucciso Oloferne. E questo sì, probabilmente è una citazione della sua storia, perché la sua amica che era nella stanza con lei quando immediatamente prima che avvenisse la violenza lascia la stanza e quindi in qualche modo lascia via libera ad Agostino Tassi, quindi probabilmente è quella solidarietà tra donne che è mancata nella sua storia e che invece lei vuole raccontare. Di questo, di Giuditta e Oloferne non si racconta mai il momento successivo, cioè quello in cui le due donne, no, si racconta sempre il momento del precedente o il momento mentre lei sta facendo, sta tagliando la testa. Quindi insomma anche Artemisia Gentileschi bisognerebbe che pure è più conosciuta, anzi tutti dicono beh, donne pittrici, sì, ce ne sono, certe mise Gentileschi, e poi sì, Frida Kahlo, però spesso si conosce come anche per Frida Kahlo più la vicenda personale che non l'opera, che invece è molto interessante. Anche nel Settecento ci sono moltissime donne importanti, vi racconto un po' di più solo lei, Marie-Elisabeth Gelebrun, che fu una donna, una pittrice anche lei molto libera, anche di lei le si attribuirono, ogni volta che dipingeva qualcuno le si attribuiva una storia d'amore con lui. Comunque lavorò alla corte di Maria Antonietta e dipinse oltre 30 ritratti in 6 anni di Maria Antonietta. Era la pittrice ufficiale di Maria Antonietta, quindi era stimatissima all'epoca, perché altrimenti non poteva avere quel ruolo. E il bello è che rappresentò in questi suoi, mi fa solo ritratti, Elisabeth Gelebrun, ma riesce a farlo tanto della regina quanto della favorita del re, cioè una prostituta, ma nello stesso incredibile, con la stessa incredibile grazia. Tra l'altro, perché Maria Antonietta voleva solo lei? Perché era l'unica che riusciva in qualche modo a renderla più graziosa, perché Maria Antonietta non era particolarmente bella, ma la Gelebrun riesce a renderla, diciamo, a capire cosa vuole la donna che sta davanti alla tela. Tra l'altro dipinge a un certo punto un quadro che fa grandissimo scandalo, che è il ritratto di Maria Antonietta in una sorta veste di mussola bianca, che era una veste da casa, diciamo, una casa non la nostra casa, ma la casa, no? Cioè non era la regina in abito ufficiale, e quindi fa molto scandalo perché è impossibile rappresentare una donna, ma la Gelebrun lo vuole fare e sostiene fino all'ultimo di farlo, accetta tutte le critiche che ne verranno, perché vuole dare un'immagine di Maria Antonietta più comune, più alla portata, diciamo. Questo non basterà ovviamente a risparmiare la testa a Maria Antonietta dopo la rivoluzione. Per la cronaca, anche ovviamente Elisabeth Gelebrun dovrà scappare, perché appunto viveva alla corte, quindi riesce però a scappare, viene in Italia, eccetera eccetera. Ce ne sono comunque altre, ve le faccio solo vedere. Questa Charpentier è una, e Angelica Kaufmann, che è una delle fondatrici peraltro della Royal Academy, cioè l'Accademia di Londra, quella che vi dicevo che diede accesso alle donne solo nel 1937, di cui però tra le fondatrici, tra i fondatori, ci sono due donne, di cui una è Angelica Kaufmann, che tra l'altro morì per un forte dolore al petto, probabilmente causato dall'aver inalato durante la sua carriera la vernice dei
dei colori. Doveva essere tossica all'epoca. Sì, credo proprio di sì. Quindi anche nel Settecento ci sono le donne pittrici. Nell'Ottocento ovviamente, come dire, cioè via via che passa la storia, si conoscono anche un po' di più, in particolare nell'impressionismo, anche se, come vi ripeto, se io vi avessi chiesto all'inizio ditemi il nome di 5 pittori dell'impressionismo, mi avreste detto tutti, immagino, Monet, Degas, Renoir, Manet, appunto. E invece ci sono anche delle donne molto importanti, la prima, straordinaria, Beth Morisot, che è fa parte del gruppo degli impressionisti, espone in tutte le mostre degli impressionisti fin dall'inizio, sfidando con questo ogni convenzione. Lei era allieva di Manet, come vi dicevo, probabilmente ne era anche innamorata, sposò il fratello di Manet, ma non ebbe mai una storia, anzi probabilmente ci fu una storia di eterna gelosia con un'altra delle pittrici che vi farò vedere dopo, Eva Gonzalez, di cui invece probabilmente Manet era innamorato. Manet la ritrasse spesso, Beth Morisot, vi ho fatto vedere prima l'autoritratto, guardate solo per dire, questo potremmo dire il bianco secondo Beth Morisot, ok? Si dice tanto del bianco di alcune opere di Manet, che magari tutti conoscete, l'Olimpiade, la donna nuda sdraiata col gatto nero, no? Il bianco di quel quadro è fenomenale. Beh, guardate come Beth Morisot usava il bianco. Per la cronaca, la famiglia, che pure all'inizio stimolò molto le due figlie, perché tutte e due all'inizio dipingevano, anche la sorella Emma, stimolò molto il fatto che loro studiassero, le mandava, studiarono da importanti artisti, tra cui Courbet, quindi uno dei più importanti all'epoca, però diciamo perché era buono, no? Per le donne, le figlie, delle buone famiglie, dipingere sì, ma non diventare pittrici, perché poi dovevano sposarsi. Quindi mentre Emma Morisot a un certo punto decide per la famiglia, Beth Morisot decide che invece vuole diventare un artista, e tra l'altro non un artista qualsiasi, ma un impressionista. Cioè gli impressionisti all'epoca erano osteggiati già di per sé, impressionismo è un termine dispregiativo che viene dato dalla critica, quindi non solo criticano gli impressionisti, ma addirittura una donna del gruppo degli impressionisti. Nel primo salone dove loro espongono, si dice che un uomo, scandalizzato da tutti gli impressionisti, sul quadro di Beth Morisot gridasse "Sgualdrina", perché appunto era, cioè, non solo impressionista, ma pure donna. Sul certificato di morte, tanto la sua famiglia non accettò mai il suo mestiere e la sua scelta di diventare una pittrice, si legge "sans profession", senza professione. Eva Gonzalez, un'altra delle pittrici impressioniste, anche lei mai citata, ecco, se Beth Morisot qualche volta viene citata, Eva Gonzalez mai. Probabilmente ebbe una sorta di storia con Manet, ma non se ne sa bene, se non magari il pettegolezzo della gelosia che doveva esserci tra Eva Gonzalez e Beth Morisot. Ho scelto questo quadro, uno dei quadri più famosi di Eva Gonzalez, perché gli impressionisti tutti hanno molto spesso, quasi sempre, pensate ai quadri di Renoir, per dire, no? Il soggetto sono luoghi mondani, cioè la vita moderna, ok? Non sono i paesaggi, per capirci, o degli interni, ma avete presente Renoir, il ballo, cioè, sono degli ambienti, o Degas, il teatro, le ballerine, no? Degli ambienti della vita moderna, ma alle donne questi erano negati, per cui Beth Morisot, per esempio, ha tutti i soggetti molto intimi della vita familiare, perché non può una donna accedere a questi luoghi. Questo di Eva Gonzalez è assolutamente un'eccezione, cioè una donna che può rappresentare una scena mondana, cioè la loggia
di un teatro, altrimenti sono tutti temi molto intimi. Guardate questo quadro, che bello, di Eva González. Ma perché non si conosce Eva González? Cioè, perché privarci di tutta questa bellezza? Un'altra delle impressioniste, beh, c'è anche Mary Cassatt, che è americana di Filadelfia, che in America è un po' più libera la situazione, quindi riesce a studiare. Per brevità ho scelto di parlarvi di Mary Breckmont, che spesso proprio non è nemmeno citata, nemmeno nei libri sugli impressionisti, e ve la cito perché anche Mary Breckmont sposò un pittore. Era un pittore che era molto, come dire, del tutto, cioè mentre lei appoggia gli impressionisti, lo stile degli impressionisti, il marito, Félix Braquemont, era un fiero oppositore degli impressionisti, quindi diciamo conservatore dal punto di vista stilistico, e quindi osteggia la moglie. In realtà anche qui non solo perché dipinge, ma perché dipinge alla maniera degli impressionisti, o forse l'attacca sullo stile perché in realtà non vuole che dipinga, ma vuole che si occupi della casa, fino a che alla fine lei a 50 anni non ce la fa più, molla tutto e diventa e si mette là, si rassegna a fare la casalinga. E